posizione del corpo, al momento della panzona, tutto lo vediamo, guardate, vedi? Creare una componente di velocità verticale, parabola di gole, minimizzare la perdita di velocità orizzontale. Allora voi dovete tenere presente due cose. L'aspetto 1, il piede di stacco compie un'azione giù, dietro. Voi immaginate di avere un tapis roulant, se voi vi arrivate allo stacco e puntate il tapis roulant, ci andate di muso. Per non perdere velocità e assecondare questa azione, cosa dovete fare? Dovete poggiare il piede giù e poi naturalmente con il sistema che è alla massima velocità creare i presupposti per passare velocemente sul piede di stacco, creare la parabola e saltare. Quindi un'azione tra virgolette, come diciamo noi, griffata, cioè non un'azione puntata, cioè punto e resti dietro il corpo, ma punto tra virgolette, perché a un certo punto mi devo fermare perché sennò continuo a correre, quindi l'arto di stacco frena, ma frena in che modo? Frena in un modo che l'arto di stacco crea i presupposti per lo stacco, l'arto libero passa velocemente e con un'azione che parte dall'anca, guardate qui, con un'azione che parte dall'anca alleggerisce l'arto di spinta, quindi il femore poi sale velocemente a livello di parallela con il femore parallelo al terreno, e in questa posizione il piede, dopo che è appoggiato a terra di tutta pianta, ricordatelo, di tutta pianta, si estende e stacca. Siamo capiti? Questa è un'azione che dura con gli atleti evoluti 105, 110, 115, 120, comunque sempre sotto a 150 millesimi di secondo. Millesimi. Quindi questi atleti sviluppano una potenza incredibile. Perché potenza incredibile? Perché è sviluppata in pochissimo tempo. Se io faccio uno stacco di 200 millesimi di secondo, non andrò più da nessuna parte, perché disperdo potenza. Perché io e una gru spostiamo 10 sacchi di sarina, di farina, tutte e due uguali. Cioè io e la gru sposto 10 sacchi di sarina, di farina, la gru sposta 10 sacchi di farina. Perché la gru è più potente? Perché la gru mi sposta in due secondi, fa boom e acchiappa, boom. Invece il professore si acchiappa un sacco di volte e li sposta. Quindi io ci metto 10 minuti, la gru ci mette 2 secondi. Io, atleta evoluto, sviluppo 800 newton di forza, 900 newton di forza in 12 millesimi di secondo. Un atleta pippa sviluppa 700, 600 newton di forza, perché non c'è la forza di un atleta evoluto, in 200 millesimi di secondo. Uno fa 8 metri e mezzo, uno fa 7. Vedo come funziona. Allora, non devo perdere velocità, appoggio del piede a terra di tutta pianta, azione griffata dell'arto libero, cioè dell'arto di stacco, azione dinamica dell'arto libero che finisce con il femore parallelo al terreno, il piede sotto la perpendicolare del ginocchio, non davanti, le braccia alternate, non sincrone, il busto naturalmente eretto, lo sguardo rivolto verso l'avanti, alto, non verso il basso. Ok? In questo modo l'arto nero libero alleggerisce l'arto di spinta. Naturalmente in questa fase di stacco, entrata a stacco, vi è una situazione sul penultimo ultimo in cui se abbiamo un grande caricamento, un grande caricamento del bacino, cioè un abbassamento eccessivo del bacino, abbiamo una perdita di velocità. Ok? Se cioè, scusate, qui vedete, guardate, avanzamento del bacino con eccessivo caricamento. Vedete, molti atleti caricano sul penultimo ultimo per creare delle condizioni di proiezione del centro di massa elevate, e qui si perde velocità e quindi il risultato viene inficiato. Invece, l'abbassamento del bacino, che è fisiologico sul penultimo ultimo, deve essere minimo, minimo. Ok? Perché se si abbassa il bacino si perde velocità, quindi non dobbiamo caricare. Poi vedrete dei bambini che naturalmente non fanno questo, cioè si abbassano per saltare e staccare verso l'alto. È sbagliato, è sbagliato. Al ragazzino si deve dire che deve continuare a correre, come dire, a stare con il bacino alto per non perdere velocità, per lanciare proprio corpo il più lontano possibile. Poi un caricamento minimo è fisiologico ed è normale, altrimenti non riuscirebbe a staccare. Però se gli diciamo carica, oppure il ragazzino per cercare di sentire lo stacco fa, quello è un errore, è un grosso errore.
si perde molta velocità. Guardate la differenza che c'è tra uno stacco di salto in lungo e uno stacco di salto in lungo, e poi voi mi dite il perché. Allora, B è il saltatore in lungo, questo è nella fase di appoggio prima di saltare e questo è nella fase di stacco finale. A è un saltatore di dritto, nella fase di appoggio c'è il corpo più avanti, nella fase di stacco c'è il corpo più avanti. Perché? Secondo voi perché? Soprattutto perché questa posizione? Perché B sta più dietro e più, fra virgolette, rivolto verso l'alto, fra virgolette, A più avanti e più. La parabola del centro di massa è diversa, perché il salto in lungo deve arrivare a 45 gradi. No, 45 non ferma, vabbè, 45. Non ci arriva mai, non ci può arrivare. Deve avere un angolo di 22-25 gradi. E quindi fare un salto solo, invece il triplista deve fare un bacio, cioè, diciamo. Una parabola? Una parabola più bassa perché deve fare gli altri salti. Bravo. Non mi dite 45. No. Un saltatore in alto c'è cioè, sui 55 gradi, pressione di massa, 55 potete fare. Guarda perché parlavo della parabola. Sì, però perfetta, diciamo. Questo è. Il saltatore di triplo ha come obiettivo di non perdere velocità come il saltatore di lungo. Però il saltatore di lungo la velocità non la perde alla fine dello stacco come obiettivo. Il saltatore di triplo invece ha l'obiettivo di non perdere velocità all'ultimo salto, al jump. E per non perdere velocità al jump deve fare tutti salti molto, molto, molto lenti. Molto, molto, molto lenti. Ed è per questo che il triplista allo stacco passerà di più, cioè mentre il saltatore in lungo fa questo, il triplista invece fa questo, cioè continua a correre nel salto, quindi va molto alla fine. E l'idea del sasso sull'acqua, quando prendiamo il sasso tondo e lo lanciamo sull'acqua, noi che cosa cerchiamo? Cerchiamo parabole radenti per farlo rimbalzare il più possibile. Allora, quando lanciamo il sasso, noi ci abbassiamo, gli diamo la parabola alla rete, noi vediamo il sasso che fa dei balzi molto lunghi, molto radenti, e va per 10 pin, tu. Quando invece facciamo questo, il sasso che fa? Si impenna, poi fa ti, e poi scende sotto. Perché la parabola è alta, quando arriva a terra pesa di più, riesce a fare uno o due salti, perde velocità e poi va fuori. Invece quando lanciamo la rete vediamo e va lontanissimo. La stessa cosa è quello che deve fare il triplista. Ok? E qui si vede ancora meglio, vedete? Naturalmente questo comporta che in un angolo di impostazione, vedete qui, il triplista ce l'ha più aperto, il lunghista ce l'ha più chiuso. Nell'angolo di spinta, ecco qui quello che dicevamo prima, che diceva prima la signorina, vedete? L'angolo del triplista è più basso e più piccolo di quello del lunghista, vedete? Ok, ragazzi, cosa importante, queste sono tutte cose che vi ho detto prima, la pianta del piede attiva e veloce con movimento giù dietro, contatto al suolo di tutta pianta, ricordate, tutta pianta, sono domandine che potete ritrovare nell'esamini, tutto quello che fa, i tempi di contatto è ridottissimo, 100-200 millesimi di secondo, i campioni veramente ora no, ascolta qui, se vogliamo sono aspetta la mantia e appoggiava di avanti allora, no, mi sembra che guarda, questa è l'idea che tu vedi qui prima del contatto. Ma poi quando appoggi a terra è questo. Ah sì, e questo è l'appoggio, questo non è l'appoggio. Quello questa è la fase, questa è la fase di nuovo. Quando sto qui io, prima di arrivare a terra, io il piede ce l'ho così. Poi quando appoggio, sai cosa faccio? Il bacino passa sopra. E io faccio questo. Questa è la fase di nuovo. Sì, quella ancora l'appoggio poi è tutto dal piede. Attenzione, qui sembra quasi che sta in una posizione, vedi? In una posizione arretrata, ma qui è una frazione di secondo, cioè quando io ho appoggiato il piede così. Già il bacino sta sopra al piede. Domani sarà tutto preciso. Dai, domani lo vediamo pratico. Vedete, guardate, vedi? Stacco contatto di tutta pianta, vedi come l'appoggio. Questo è un appoggio che abbiamo, cioè non è che c'è stata la fotografia, questa è la fotografia, vedete, anche sfocata perché è presa dall'estate. Vedi come l'appoggio, guarda, tutto pieno. Sì. Mezzi di allenamento per lo stacco. Guardate qui anche il discorso del,
che lo abbiamo nella chiesa. Allora, guardate, sto per finire. Mezzi di allenamento per lo stacco. Passo e stacco, tre passi e stacco, cinque passi e stacco, passo e stacco in pedana con arrivo in sabbia, tre passi e stacco in pedana con arrivo in sabbia, cinque passi e stacco in pedana con arrivo in sabbia. E io poi mi... Volte anche lo sì, ha proprio una voce. Non un ostacoletto, due ostacoletti. Un ostacoletto si fa. Bravissimo! Allora, lui sul campo ha visto un ostacoletto. Dopo questo corso puoi andare da chi mette lo stacoletto e gli dici e gli dici io ho fatto una lezione, c'era il professor Massaluto e mi ha detto che mettere uno ostacolo è sbagliato e mi ha spiegato pure perché. Siccome domani lo proviamo per tutte le età e siccome domani lo vediamo e ti spiegherò anche il perché è sbagliato, perché quello poi ti dice ok è sbagliato, allora fammi vedere perché quello è giusto così. E tu gli dici guarda devi fare così, gli metti due ostacoli, gli fai vedere come li metti, gli spieghi perché gli metti due ostacoli, perché lui che è un grande ostacolista, perché lo è ancora perché si diverte, guardate come sta bello tirato, quando passa l'ostacolo lui sa che l'ostacolo non si salta, l'ostacolo si passa. Cioè lui sull'ostacolo ci deve stare il meno possibile, anzi se per lui fossero invisibili sarebbe l'ideale. Allora, se io metto un ostacolo, il ragazzino sai che fa? Salta l'ostacolo, quindi arriva lì e fa e se ne va dall'altra parte. Se io gli metto due ostacoli distanti un metro l'uno dall'altro e glielo metto il primo alto 50 cm, il secondo 76, se sono dei bambini piccoli, il primo 30, il secondo 50, al ragazzo io gli do l'idea di bravissimo, primo di parata e secondo di tenuta sulla spinta, perché lo ostacolino il ragazzino fa e salta. Se io glielo metto due devo fare, cioè devo passare di là e lo devo fare come in crescita. Non è che l'ostacolo non è un handicap, ma l'ostacolo serve per sviluppare. Sì, ma un ostacolo non serve a niente, crea niente. E domani lo proviamo. Allora ragazzi, riuscite, adesso andiamo avanti veloce un attimo, perché riuscite a vedere la progressione didattica? Cioè passo e stacco è quello più semplice, poi faccio 3, poi faccio 5, vedi i conti? Se io faccio passo e stacco, quando corro che cosa faccio? Corro e stacco, allora 20 passi e stacco, passo 3, 5 passo e stacco in pedale con arrivo sulla sabbia, 3 passi e stacco in pedale, 5 passi e stacco in pedale con arrivo sulla sabbia. Alla fine poi per i ragazzi sarà facile correre e saltare. Se io seguo queste progressioni, prima gli insegno il passo e stacco, poi 3 passi e stacco, poi 5 passi e stacco, poi passo e stacco, 3 passi e stacco, 5 passi e stacco, 7 passi e stacco e chiusura. E adesso andiamo veloce perché vi voglio far vedere solo una cosa. Tutte le esercitazioni di stacco vanno fatte eseguire sia con la gamba destra che con la gamba sinistra, tanto queste sono poi tutte cose che vedremo in pedale. Le fasi di volo, veleggiato, raccolta e passi in aria. I passi in aria li abbiamo già visti. Adesso vi faccio vedere che cosa. Qual è l'obiettivo per il volo? Eseguire una fase di volo con i giusti movimenti per prepararsi a un chiusura efficace. Nel salto triplo abbiamo visto che ci sono 3 fasi di volo. Allora, guardate questo salto. Questo salto che adesso vedete si chiama salto a raccolta pure, è sempre di un ragazzino allievo. Guardate che cosa fa però questo ragazzino poi in chiusura, perché è importante. Perché non riuscendo a compiere in aria i movimenti giusti, lui che cosa fa? Resta con il braccio destro dietro e il braccio destro dietro gli porta a compiere un errore molto molto grave. Allora guardate tutto quello che vi ho detto fino adesso, voi adesso avete una conoscenza un po' diversa. Non è che siete diventati degli scienziati in un'ora, però avete una conoscenza diversa. Cominciate a vedere allora la corsa, guardate un po', vedete come saltano nel ginocchio, vedete com'è una bella corsa, no? Quindi cominciate, sì, perché la corsa è preparata e tutto. Guardate lo stacco, oh, penultimo ultimo, guardate l'alto libero, guardate come sale, guardate, veleggiato, guardate il braccio destro, guardate il braccio destro, che fa il braccio destro? Che fa? Che fa? Resta indietro, come arriva? Visto? Allora io guardo il salto e bene. Questo modello che avete visto voi, questo stile, secondo voi va a inficiare il risultato? Certo. Perché io devo lavorare, sta qui e poi il braccio lo devo recuperare, se no come riaddrizzo il corpo.
poverino, lui non ci riesce, poverino, a lui nessuno gliel'ha insegnato, questo è un ragazzo bravo, guardate quanto è bello, tu lo vedi, dici, caspita, ma no, guardate sul penultimo ultimo come è rapido, guardate, boom, boom, senza caricare più niente, guardate come scende dallo stacco, guardate che bello, adesso subito questo destro, dietro e subito avanti il destro, no, resta lì, boom. Cominciate a capire, no? Vedete com'è? Qui come facciamo la lezione in inglese? Poi alla fine dice, ok, funziona. Perché? Abbiamo quasi finito, eh? Perché vi faccio vedere solo il discorso della chiusura, anzi vi faccio vedere nulla, perché la chiusura che ha detto molto bene. E poi posiziona precedente la chiusura, invece, vedete come il braccio destro, mezzi allenamento per lo stacco, lo vediamo, la chiusura, ridurre al minimo la perdita di misura raggiunta. Punto. La chiusura domani vedremo come avviene e in questo modo noi, fra virgolette, abbiamo chiuso il cerchio. Signori, quello che avete fatto questa sera, chi di voi non si occupa di sala, forse non si occuperà mai, ma non è un problema, perché la cultura dell'atletica è una cultura a 360 gradi, è come la storia. Se io sono appassionato di storia, sono, soprattutto per esempio, io sono appassionato della storia dei romani della seconda guerra mondiale, però il Medioevo lo conosco, l'ho studiato, poi non l'ho approfondito. Però se sono un appassionato di storia, devo conoscere la storia, dall'età preistorica alla storia moderna. Devo sapere che cos'era la guerra fredda, devo sapere che cos'era la Repubblica di Veneto, devo sapere queste cose, perché mi piace la storia. Se io faccio atletica leggera, non posso dire faccio solo la maratona, faccio solo il levaggio del peso, faccio solo la velocità. No, io faccio quello che mi piace fare e lì sono preparatissimo e mi appassiono. Però devo avere una cultura di base per tutto quello che è atletica, perché se un giorno voi parlate di salti, sapete che la velocità si sviluppa in un certo modo, sapete quali sono i parametri, poi darsi che non avete un saltatore, non è un problema, ma avete la cultura, e la cultura è quella cosa che ci distingue da chi? Dai barbari, dagli analfabeti, capito? Da quelli che stanno lì, i videogiochi, la televisione, quelli da fuori, eccetera eccetera eccetera. Bene, noi questo cerchiamo di non farlo, e soprattutto questo corso, questo vi dà una buona, secondo me, cultura di base, poi ognuno di voi la sviluppa nella propria specialità, nelle proprie settimane, ok? Grazie.